tutti! Benvenuti nella nostra settima lezione del corso di Hand Lettering e Brush Lettering. La volta scorsa eravamo arrivati alla D, oggi facciamo la E. Come sempre vi faccio vedere 10 modi per scrivere la lettera E in maiuscolo e 10 modi per scrivere la lettera E in minuscolo. Vi ricordo che lo stile della E della prima riga, maiuscola, corrisponde allo stile della prima E minuscola, sempre della prima riga, e di tutte le altre lettere, cioè della D della prima riga, minuscola, della D della prima riga, maiuscola. Quindi se volete scrivere una frase con lo stile delle lettere della prima riga, basta che guardate in tutte le lezioni la prima riga di tutto. Spero di essermi spiegata, questo concetto è sempre un casino da spiegare, ma è più facile di come viene spiegato. Iniziamo subito e iniziamo a fare iniziamo a fare le prime 10 E maiuscole. Utilizzo la mia penna media e ho sempre fatto le impostazioni, quindi tra una riga e l'altra c'è lo spazio di mezzo centimetro e le due righe sono alte 2 cm. Se non volete farvi voi questa impostazione, potete prendere un foglio a righe e utilizzare due righe. Iniziamo con la prima E. La prima E è fatta in questo modo. Allora, si parte con una linea sottile, verticale, facendo una specie di curva, si fa un ricciolo sempre andando verso l'alto, sempre utilizzando una linea sottile e quando si va verso il basso iniziamo a fare la prima pancia della E calcando, poi inclinata un po' verso il basso e poi andiamo a fare la seconda pancia della E più grande, sempre calcando quando andiamo verso il basso. E poi si fa una stanghetta verso l'alto, sempre sottile. Quindi i due punti dove la linea è spessa è questa e questa qua. Semplicemente quando si va verso il basso. La prossima E è un po' più è simile a questa, ma un pochino più semplice, nel senso che si ferma prima. Invece di partire in orizzontale, parte con un ricciolo verso l'alto, quindi sottile. Si fa un ricciolo grande, prima pancia, poi si sale ancora e seconda pancia. Lo rifaccio ancora sottile, spesso, sottile, spesso. La terza E è fatta così. Abbiamo un ricciolo interno, questa volta non partiamo dalla sinistra. Quindi facciamo il nostro ricciolino sottile, così, e poi andiamo a creare la prima pancia e la seconda un po' più piccola. Quindi la rifaccio ancora, ricciolo totalmente sottile e poi andiamo a fare spesso quando andiamo verso il basso, sottile verso l'alto e spesso verso il basso, così. La forma più giusta è questa qua, mi è venuta un po' inclinata questa. La prossima è un po' naif ed è fatta così. Dobbiamo fare una sorta di C, così, e poi la stanghetta, così. L'unico punto in cui bisogna calcare è questo qua. Quindi ve la rifaccio, andiamo a farci la nostra sorta di C. E poi la stanghetta. La prossima E è sempre orientata verso il basso ed sono due ghirigori, bisogna fare semplicemente due pance. Quindi la prima più piccola, anche qui si va con una linea spessa solo quando andiamo verso il basso. Quindi iniziamo a fare la prima pancia sottile e spessa, così. È proprio orientata verso il basso e poi ancora sottile e spessa. La rifaccio, sottile, spessa, sottile, spessa.
facciamo la nostra sesta E, che è similissima a questa qua, ha solo il ricciolo un po', scusate, a questa qua ha solo il ricciolo un po' più grande e il finale va verso l'alto. Ve la faccio vedere, è fatta così. La rifaccio ancora, anche qui l'unico momento in cui abbiamo le linee spesse sono nelle due pancione quando andiamo verso il basso. Quindi facciamo un movimento ampio per fare il primo ricciolo, linea spessa andando verso il basso, sottile, spessa, ricciolino. La prossima è un po' più decorata, è molto simile a questa qua, ma il finale è un pochino diverso, ha qualche ricciolino in più. Allora andiamo a fare il nostro ricciolone grande, così, siamo a questo punto. Ora facciamo la nostra pancia, così. A questo punto la terminiamo facendo dei ricciolini fatti così. Anche qui si va spessendo la riga solo nelle pance e in questo mini ricciolo. La rifaccio ancora. La prossima è una E un po' in stile veloce ed è fatta così. Facciamo direttamente le due pancione per fare la E, quindi facciamo una più piccola, una più grande, così. L'unico punto dove la linea diventa spessa è questa qua e la seconda un pochino più spessa della prima. La rifaccio ancora. La prossima, ed è anche la nostra nona E, partiamo questa volta da destra e iniziamo a fare un ricciolino fatto così in verticale, poi facciamo la prima pancia e la seconda pancia. Il ricciolino è totalmente con la linea sottile, quindi facciamo questo movimento. Prima pancia spessa, seconda pancia. Ecco, adesso mi è venuta questa riga che non doveva esserci. Ok, facciamo l'ultima E maiuscola che è fatta così. È un incrocio di curve, di riccioli. Perché iniziamo facendo un ricciolino sottile, prima pancia spessa, seconda pancia spessa e l'altro ricciolino sottile. L'ho unito, non dovevo unirlo, ve lo rifaccio ancora. Cioè così, così, così e così. E queste sono le nostre 10 E maiuscole. Ora iniziamo a fare le E minuscole. Le E minuscole sembrano simili a delle C o delle L e sono ovviamente un po' più piccoline. Comunque iniziamo, vi faccio la prima che è fatta così. Ve la rifaccio. Allora parte con un ricciolo sottile, si va verso l'alto con un ricciolo sottile, poi si scende ricciolo spesso e poi si termina così. È molto molto simile a una C. La prossima è fatta così, invece di partire verso l'alto si parte verso il basso con un ricciolino piccolo, quindi così. A questo punto andiamo verso l'alto così e poi facciamo la stanghetta finale, quindi ricciolo sottile, sottile, andiamo verso l'altra linea sottile, la nostra E
spessa e poi sottile verso l'alto. La prossima è sempre quella naif, la becco sempre, ed è fatta così. Allora, si parte con un ricciolo sottile molto ampio, andiamo verso l'alto, poi linea spessa e termina in questo modo. Quindi sottile, spesso, così. La prossima, invece di partire verso l'alto, si parte verso il basso, ma la forma finale è simile. Quindi partiamo così, facciamo il nostro ricciolo sottile e poi spesso. La rifaccio ancora. La prossima è una classica e in corsivo ed è fatta così. Faccio ancora sottile, spesso, così. La prossima ancora ha due cerchi, due riccioli. Il primo è un ricciolo decorativo e più piccolo, e la seconda è il ricciolo che va a formare la lettera. Quindi partiamo dall'alto con il ricciolino, sottile, spesso, sottile, spesso. Lo rifaccio ancora. Primo ricciolo decorativo e lettera. La prossima è praticamente uguale a questa, ma ha il ricciolo iniziale più grande, quindi è fatta così. Il ricciolino resta totalmente sottile, mentre la lettera diventa spessa quando si va verso il basso. Il concetto delle E è sempre quello lì. Quindi, così. La prossima è più in stile corsivo, però un po' veloce, più calligrafica. Partiamo dal basso, facciamo una super curva. L'unico punto in cui è spessa è quando scendiamo, quindi dal basso verso l'alto facciamo questa curva così, sottile. A questo punto andiamo a creare la nostra E, così, e a questo punto qua, con la linea spessa, a questo punto qua andiamo ancora con la linea sottile perché dobbiamo finire verso l'alto, e quindi facciamo questo movimento. Se non siete sicuri del tratto, potete anche voi interrompere e poi magari fate più di 9 volte il movimento fin quando vi sentite sicuri e andate a tracciare la linea. Sono tutti esercizi che potete provare a fare per facilitarvi. La prossima, che è la E più almeno io l'ho sempre fatta così, è quella più normale di tutti ed è questa. La rifaccio ancora, ricciolo sottile verso l'alto, facciamo la E e poi una stanghettina verso l'alto ancora sottile. E la prossima facciamo una bella L, pur essendo una E, ed è fatta così. Allora andiamo dal basso verso l'alto con una linea sottile, facciamo una super curva e poi scendiamo con la nostra lettera. Quindi la faccio ancora così. Ed ecco qua, queste erano le nostre 10 E maiuscole e 10 E minuscole. Ora vado a completare l'esercizio e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime lezioni. Nel pallino vi lascio tutte le lezioni precedenti, nell'info box tutto l'elenco dei materiali e dove potete trovarli, sia le penne, sia i libri, tutto quanto. Ciao ciao, ciao a tutti, al prossimo video!